Presidente, sulle infrastrutture, nodo dolente, abbiamo ancora l'Agrigente Palermo, le strade, questo incontro con Cancellieri che fine. Abbiamo ancora ferma la Canicattì Caltanissetta Catania, insomma le strade sono ancora il punto dolente di questa Sicilia. Solo che avete sbagliato interlocutore. Perché come sapete le strade... Le chiedevo questo incontro con Cancellieri, che ora lui ha la delega sulle infrastrutture. Allora, lascia intanto dire ai suoi telespettatori e a quelli degli organi di informazione che debbono sapere che la Regione si occupa di tante materie, ma non ha competenza sulle strade. È bene scriverlo a lettere cubitali. Le strade in Sicilia sono 3.700 km dello Stato e 17.000 km delle province. La Regione non ha un chilometro di strada. Nonostante tutto abbiamo già messo da parte, stiamo investendo circa 200 milioni di euro per sistemare alcune delle migliaia e migliaia di chilometri di strade provinciali. Alcune. Ma che senso ha tutto questo? Hanno distrutto le province senza creare qualcosa che le sostituisse. Dite che le province sono inutili, bene, le avete tolte, bene, cosa avete creato in cambio? Le competenze che erano delle province, a chi le avete affidate? Ecco perché le strade provinciali sono in una condizione di abbandono. Poi il governo centrale mi ha chiesto, dice, nominiamo un commissario, bene, mi dia un nome, Presidente Musumeci, gli abbiamo dato un nome, il capo della provveditorato alle opere pubbliche, quindi un dipendente dello Stato, dopo Toninelli non si è più visto, ora mi dicono che non è più ministro. Abbiamo parlato con il vice ministro Cancellieri, che è siciliano, abbiamo concordato sulla necessità di intervenire in fretta, ma noi non possiamo, ecco, è una competenza dello Stato, le ferrovie sono di competenza dello Stato. Cerchiamo di chiarire queste cose perché altrimenti la gente finisce col fare di tutta l'erba un fascio. La sanità si muove in una cornice nazionale che si chiama la cornice decreto Balduzzi. Abbiamo assunto 3.200 operatori sanitari che erano precari da anni, scusate se è poco. Abbiamo sbloccato i concorsi per i medici, abbiamo... e anche per gli operatori, abbiamo da assumere 1.600 persone, speriamo che siano siciliani che vengano dal nord con una sorta di mobilità interna, e in più per l'edilizia sanitaria è già predisposto e deliberato un piano di circa 800 milioni di euro, che prevedono un nuovo ospedale a Palermo, il potenziamento di alcuni ospedali nella Sicilia orientale. L'avete l'ospedale Agrigento? Sì, ma ci sono potenziamenti in vista? È prevista la riqualificazione di alcuni reparti dell'ospedale. Hai pronto soccorso, bene che lo sappiate. Abbiamo dato intanto 40.000 euro per cominciare a fare le cose più elementari, perché abbiamo visto pronto soccorso che erano in presenza, guardia medica e pronto soccorso. Sì, ecco. Soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. La sicurezza dipende dallo Stato, dipende dallo Stato, ma non dipende dalla Regione. E certo dobbiamo evitare questa cultura che se il bambino ha la febbre a 40 andiamo al pronto soccorso. Ecco, questo non accade in nessuna parte d'Italia, accade da noi, perché ospedale è meglio. No, non è così, c'è la medicina di base, perché se tutti andiamo al pronto soccorso anche per la febbre a 40, faccio solo un esempio banale naturalmente, poi troveremo sempre i pronto soccorsi affollati. In altre parti d'Italia per certe patologie che si chiamano codice bianco, ecco, si va dalla medicina di base. Al pronto soccorso ci deve andare chi è grave. Noi siamo convinti che un medico è scarso e un pronto soccorso ospedale è meglio.